vissuto qualche anno con Grillo ed il suo Movimento 5 Stelle. Ora c'è Zelensky e il suo movimento che è alla testa dell'Ucraina aggredita dalla Russia. Però è un movimento belligerante, i 5 Stelle erano un movimento pacifico, pacifista. C'è una bella differenza. Comunque Zelensky è aggredito e può dire ciò che vuole. Questa è la parola d'ordine che corre dappertutto. Se uno s'azzarda a dire certe cose sono esagerate, lo guardano come se fosse uno che tortura i bambini e che poi se li mangia. No, 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 no. Auguriamo a Zelensky di avere tutto l'aiuto del Signore per vincere la sua guerra. Però non è la nostra guerra. Questa è una cosa chiara. Noi non vogliamo partecipare alla guerra mondiale perché ci chiama Zelensky, l'abbiamo già detto, l'hanno detto tutti, gli ipocriti dicono noi non partecipiamo però vi diamo le armi così vi uccidete tra di voi. Noi, io non la penso così, perché se non sono d'accordo che muoiano le persone, chiunque le uccida non va bene. Allora, Zelensky ieri ha detto al Parlamento italiano questa cosa incredibile della Ucraina cancello per entrare in Europa. Cioè, secondo lui, noi dovremmo avere paura che la Russia entra in Europa da noi attraverso l'Ucraina. Ma io guarderei di più al Mediterraneo. La Russia è già entrata in Libia con grandi forze, è già entrata in Siria con i sommergibili atomici e in Siria è stata chiamata a suo tempo anche dagli americani e dagli europei per levarsi da torno quel fastidioso bubbone dell'ISIS e del terrorismo. I russi sono andati, si sono impadroniti di una bella fetta del Mediterraneo e sono lì con i loro sommergibili e le loro navi da anni. E noi dobbiamo credere a Zelensky che dice no, attenzione, passeranno attraverso, sopra di noi attraverso l'Ucraina. Insomma, tutti i modi sono buoni per ottenere gli aiuti e va bene, però noi dobbiamo dare aiuti umanitari a questo popolo che soffre, aiuti economici. Fate attenzione, perché mentre Zelensky ha fatto un discorso che andava sulle corde sentimentali, ha pensato gli italiani sono brava gente, non sono un popolo di guerrieri, parliamoli delle mamme, dei figli, del grano, del mais, non gli parliamo della guerra combattuta. Però si è trovato di fronte a un Presidente del Consiglio Draghi che ha sorpreso e ha stupito anche me, che era ultracombattente, diciamo, usciva il fuoco, le fiamme dalle narici di Draghi nel suo discorso. Ha attaccato Putin, la bestia, e poi la sua ferocia. Insomma, ha detto qualcosa di troppo, ha detto mandiamo gli aiuti, ma anche le armi. Oggi è successa una cosa secondaria, un convoglio è stato fermato, conteneva gli aiuti, e tutti hanno detto, ma insomma, adesso fermano pure gli aiuti di viveri. E chi ve lo dice che sono solo viveri? Se noi andiamo in giro per il mondo a dire che insieme ai viveri mandiamo anche le armi. È un pericolo, perché rischiano tutti i convogli di essere fermati in questo modo. La guerra peggiora. La guerra si inasprisce. Zelensky dice più si inasprisce e meglio stiamo, più siamo e meglio siamo. Ma noi che in guerra non ci siamo ancora, non ci vorremmo entrare chiacchiera dopo chiacchiera, parola dopo parola, esagerazione dopo esagerazione. Non è così. Noi vogliamo che si faccia una tregua, una pace. Mi sembra che gli americani la pensino diversamente, che siano contenti che quello avviene lontano da casa loro e anche lontano dal Pacifico, che considerano più casa loro dell'Europa. Però per quanto riguarda noi dobbiamo stare attenti. E Zelensky è come un fratello che è nei guai e naturalmente lo dobbiamo appoggiare. Però tra appoggiarlo e farci in qualche modo premere e spingere verso la guerra ce ne corre. Perfino ad un fratello gli diremo piano, vai piano, perché noi viviamo in pace dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi e vorremmo restare in questa pace, come dice anche la Costituzione. Non vorremmo fare parole grosse che ci portano poi a guai grossi. Io la penso così, dopo pure Sansonetti più o meno mi dice che la pensa così. Vedremo cosa succede.